È stato tutto per 30 anni qua, come se il comune di Campobello o i cittadini di Campobello lo avessero protetto, così non è. Probabilmente le responsabilità di tutto questo vanno ricercate altrove, sarebbe molto semplice buttarle sulle spalle dei cittadini di Campobello e tralasciare tutto quello che c'è dietro nella storia di quest'uomo. Non c'è colore politico, non c'è tifoseria, non c'è niente, c'è una comunità che vuole dare risposta per riscattarsi dagli eventi che sono accaduti in questi giorni. È un incontro propedeutico affinché il giorno 25 possiamo manifestare il nostro dissenso insieme alla comunità di Castelvetrano. Da questo momento in poi io personalmente vi taccio, vi invito tutti i cittadini a lanciare una proposta, un'idea, un qualcosa che possiamo fare nostro tutti insieme e portarlo in piazza quando sarà possibile, il giorno 25. Campobello un grido, avanti la mafia, avanti, avanti, lo diciamo tutti, tutti, tutti.